E adesso avete introdotto voi il tema della disabilità fisica e di tutti i problemi che ha dovuto affrontare Hawking. E allora io darei subito la parola al dottor Paolo Enrico, che è qui con noi, ci ha raggiunto. Il dottor Enrico è un ex allievo del nostro liceo, laureato in medicina, specializzato in psichiatria, lavora a Milano, al Policlinico di Milano, e ci parlerà proprio di quella immensa fatica che ha dovuto fare Hawking per le condizioni fisiche prodotte dalla sua malattia. Intanto grazie alla professoressa Ricci per la presentazione. Io sì, sono giovane, sono 27 anni, ho fatto il liceo qui, ho finito più o meno una decina d'anni fa qua, ho fatto il liceo scientifico PNI, e poi sono venuto a Genova, mi sono laureato in medicina, ho iniziato a occuparmi un po' di neuroimmunologia, frequentando un laboratorio di ricerca, e poi ho preso la laurea, mi sono convertito al lato oscuro della forza, cioè alla psichiatria, e adesso sono appunto specializzato in psichiatria all'Università di Milano e lavoro in un reparto policlinico, un ospedale maggiore policlinico che è un ospedale nel centro di Milano. Sono le 5:30, giuro che sarò il più breve possibile e il più chiaro possibile, anche perché l'argomento che vado a trattare di sicuro non è tra i più piacevoli, cioè è la malattia di Hawking, quindi la parte, il lato brutto della medaglia, il lato triste, quello che ci tocca anche un pochino più individualmente nelle nostre esistenze, no? Penso che sia però molto utile a un pubblico ampio l'esempio di Stephen Hawking, non in quanto esempio morale o etico, quanto più in quanto esempio di vita e di una parola che hanno usato, mi ha fatto molto piacere, le studentesse del liceo prima, che è la resilienza, no? La resilienza è effettivamente un termine che è molto poco conosciuto, penso, a livello di massa, male, perché in realtà è un termine fondamentale che si può applicare un pochino a tutte le branche del sapere. Il concetto è quello, la resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi ad un cambiamento. La resilienza esiste in psicologia, ad esempio, la capacità di resistere a un trauma, quindi di, in qualche modo, rispondere a una situazione traumatica o stressante. Esiste in biologia, si parla di neuroresilienza, cioè la capacità dei sistemi neuronali di rispondere, cioè di adattarsi a un danno di varia natura, ed è una branca di estremo interesse, si dice che sia il futuro delle neuroscienze. La neuroresilienza, perché proprio lo studiare come mai certi sistemi nervosi, cioè certi organismi rispondono in un certo modo a uno stimolo dannoso e altri no, è un punto che si analizza sotto vari aspetti, genetico, molecolare, ed è di risposta immunitaria, quindi è veramente molto, un campo molto florido. Ecco, poi si applica, la resilienza esiste in informatica, esiste nella fisica, nell'ingegneristica, esiste veramente in tutti, anche in filosofia, credo che sia un concetto ben noto e studiato. Ecco, Hawking è un esempio proprio fisico di resilienza, perché se non si è, se non è stato in grado di adattarsi lui alle avversità della vita, a produrre, nonostante ciò, una quantità di sapere, di conoscenza che tante persone prive di disabilità non avrebbero mai saputo fare, allora non parleremo qua di questo personaggio. Quindi io inizio raccontandovi, proprio faccio una parte introduttiva su che cos'è la malattia del motor neurone. Per spiegarlo devo spiegare però due principi proprio base, elementari di anatomia, cioè possiamo dire che i neuroni sono cellule, sono le cellule del sistema nervoso. I neuroni non sono tutti uguali tra di loro, cioè esistono neuroni sensitivi, neuroni motori e neuroni cosiddetti interneuroni, che collegano i neuroni motori e sensitivi. In realtà questa è un'ipersemplificazione, perché poi ci sono miriadi di neuroni con differenti funzioni, però questa, semplificando, è la parte che ci interessa. I neuroni sensitivi o sensoriali sono i neuroni che recepiscono lo stimolo ambientale e lo trasmettono al sistema nervoso, quindi dall'ambiente verso il sistema nervoso.
gli interneuroni sono neuroni di connessione, ma molto importanti, i neuroni motori, che sono quelli che invece sono interessati nella malattia di Hawking, sono appunto quelli che dal sistema nervoso centrale, cioè dall'encefalo, collegano con la periferia, cioè con gli arti, con le braccia, i muscoli di tutte le parti del nostro corpo, e quindi permettono i movimenti riflessi, cioè automatici, cioè i movimenti volontari. Ecco, a questo punto quindi abbiamo capito, penso che più o meno tutti abbiano la conoscenza di che cos'è il sistema nervoso. Lo spiego in maniera semplice. Il sistema nervoso è formato dal sistema nervoso centrale e periferico. Il sistema nervoso centrale è costituito a sua volta da encefalo, che a sua volta è costituito da cervello, cioè la parte che noi pensiamo sia il sistema nervoso. No, non è solo il cervello, però il sistema nervoso è una cosa più complessa. Cervello, cervelletto, tronco encefalico, che in questa immagine non si vede bene, ma è questa parte in sezione che comprende queste ulteriori tre parti, bulbo, ponte, mesencefalo, midollo spinale. In pratica, semplificando, per quello che ci serve per questo breve intervento, il sistema motorio, cioè il sistema che permette il movimento, è un sistema costituito da neuroni della corteccia del cervello che mandano degli assoni, cioè i loro prolungamenti, verso la periferia, passando attraverso le cosiddette vie motorie discendenti, cioè in realtà sono proprio degli assoni lunghi metri, cioè lunghi fino a 2 metri, che percorrono l'intero sistema nervoso centrale, partendo dalla corteccia fino al midollo, dal midollo sostanzialmente prendono, contraggono sinapsi, cioè entrano in contatto con un secondo motoneurone, e questo motoneurone percorre invece il sistema nervoso periferico, cioè i nervi periferici che partendo dal midollo vanno verso i muscoli e li innervano. Ecco, quindi, il motoneurone, esistono 2 tipi di motoneurone. Il primo motoneurone e il secondo motoneurone. Il primo motoneurone è il motoneurone che sta nella corteccia del cervello, mentre invece, il cui assone, abbiamo detto, parte, decorre lungo il prima tronco encefalico, poi il midollo spinale, i nervi spinali, il prima tronco encefalico, poi il midollo spinale, arriva nel midollo spinale, contrae sinapsi con un interneurone, cioè si collega con un secondo un neurone intermediario, e da qui poi trasmette l'informazione al secondo motoneurone. Il secondo motoneurone quindi non è quello che costituisce le vie discendenti lungo il sistema nervoso centrale, ma è quello che forma in realtà il nervo periferico, cioè il sistema nervoso periferico, e arriva fino al muscolo. Cerchiamo di elementarizzarlo per farlo comprendere. È una staffetta sostanzialmente, cioè il messaggio, lo stimolo elettrico parte dalla corteccia cerebrale, percorre l'assone del neurone, si viene trasmesso dal primo motoneurone al secondo motoneurone e arriva al muscolo. Ecco, questo non si vede, ma quello che ci dovrebbe comparire è la scritta neurodegenerazione. Non chiedetemi perché compare sul computer, non compare sullo schermo, però quello che caratterizza la malattia del motoneurone è quindi un processo neurodegenerativo, che vuol dire un danno provocato, non si sa esattamente da quale causa, e probabilmente non è una sola causa, ma una combinazione di più fattori, quindi un danno neurodegenerativo che lentamente porta alla morte di questa popolazione di specifici neuroni, che è una popolazione di neuroni limitati, considerate che i neuroni di tutto il sistema nervoso sono centinaia, più o meno 100 miliardi. Si dice che il cervello è composto da 100 miliardi di neuroni. Ecco, i motoneuroni invece sono all'incirca una popolazione che conta sulle migliaia. Okay? Quindi sono un contingente limitato di soldati. Ecco, la parte del motoneurone colpisce proprio questo contingente di soldati. Si possono avere manifestazioni differenti se è colpito in maniera prevalente o prima il primo motoneurone o il secondo motoneurone. Se è colpito prima il primo motoneurone o comunque in prevalenza il primo motoneurone, quello che si osserverà è la cosiddetta paralisi spastica, cioè c'è una condizione di paralisi, il soggetto non riesce a muovere l'arto o comunque la parte del corpo interessata, ma oltre ad avere una condizione di appunto impossibilità al movimento, di perdita totale di forza o progressiva di forza, in tal caso si parla di paresi,
c'è anche un atteggiamento peculiare, che è quello che probabilmente tutti avete visto in vita vostra, dei pazienti che noi riconosciamo, dei pazienti con l'ictus, ha avuto l'ictus, e lo vedete con questa andatura, che è la cosiddetta andatura falciante, cioè si crea uno stato di rigidità con un aumento del tono muscolare di alcuni gruppi di muscoli, tale per cui il soggetto tiene gli arti flessi, sia gli arti superiori che gli arti inferiori. E quindi per deambulare ha bisogno di fare perno sull'arto sano e compie una circonvoluzione con l'arto malato per permettere il movimento. Se invece, e non vi sto a spiegare perché se viene colpito il primo motore neurone c'è questo tipo di manifestazione clinica, perché sarebbe troppo complesso, credetemi sulla fiducia, se volete poi potete fare delle domande per approfondirlo, vi potete documentare. Se invece viene colpito il secondo motoneurone, si ha una condizione teoricamente opposta, che è la paralisi flaccida, cioè non c'è più possibilità di movimento, c'è una condizione di totale astenia, tuttavia non c'è più un ipertono muscolare, ma c'è una perdita del tono muscolare, quindi il muscolo è realmente flaccido. Oltre a questo, la seconda manifestazione principale è proprio la atrofia. L'atrofia, cioè la perdita di profilo muscolare, si vede dalla riduzione di volume. Questo è l'arto sano, questo è l'arto malato, dell'arto malato. Si vede che il muscolo soleo, in questo caso, è sostanzialmente ridotto il volume rispetto a quello controlaterale. Ecco, esistono quindi le malattie, che si parla di malattie del motoneurone. La malattia del motoneurone voi la riconoscerete meglio come SLA, che è una parola che si riconosce più ricorrente perché Telethon, tante onlus si occupano, c'è un po' di concentrazione mediatica della ricerca su questo tipo di malattia perché per tanti motivi, uno è perché ha colpito soggetti famosi anche, e poi vi spiegherò perché tende a colpire soggetti famosi, non è una maledizione, non è una macumba, c'è una causa specifica eziologica, cioè una causa biologica specifica per cui i soggetti famosi sono più predisposti alla SLA, una certa categoria di soggetti famosi. Non è solo la SLA però la malattia del motoneurone. La malattia del motoneurone è un gruppo di malattie che comprendono tre insiemi principali, cioè in cui malattie in cui prevale la compromissione del secondo motoneurone, cioè quello in cui c'è atrofia, si parla di atrofia muscolare spinale, questa è la principale patologia di questo gruppo di malattie, ed è quella possibilmente che aveva Stephen Hawking. C'è la compromissione maggiore del primo motoneurone, è quella della compromissione pulpare, cioè di motoneuroni che sono raccolti nel tronco encefalico e che fanno muovere non i muscoli degli arti, ma i muscoli della faccia o la lingua, quindi tutti i muscoli del compartimento testa-collo, diciamo. Allora, sclerosi laterale amiotrofica, SLA, questa parola che avete già visto, cosa vuol dire sclerosi laterale amiotrofica? Amiotrofica dal greco, alfa privativo, ripeto, è greco e non è dialetto ligure, io non ho fatto il classico, non so leggere bene la lunga, ma direi mus, che vuol dire muscolo, più trofia, cioè nutrimento, ok? Quindi perdita del nutrimento muscolare sostanzialmente, vuol dire la perdita del normale trofismo del muscolo. Se io taglio un nervo periferico, il muscolo muore sostanzialmente, come una pianta che va incontro ad essiccamento, cioè perde, come se tagli la radice di una pianta sostanzialmente, perché il muscolo, perché il nervo non ha solo la funzione di determinare il movimento, quindi la contrazione muscolare, ma anche la funzione di supportare l'alimentazione del muscolo stesso, la sopravvivenza del muscolo. Un esempio banale e classico di questa cosa, quando un soggetto, quando vi fratturate, state per un mese nel letto, non vi muovete per un mese, quindi non c'è più stimolazione nervosa, il segnale non percorre più il nervo e non raggiunge più il muscolo perde volume, diventa atrofico e poi dovete fare fisioterapia per riabilitare. Ecco, la SLA, che è la più frequente delle malattie del motoneurone, è una malattia rara. Colpisce, si riconoscono uno o due casi ogni 100.000 abitanti l'anno, quindi a Imperia, in teoria sui mezzo abitante di Imperia, tendenzialmente, se la statistica, la incidenza, appunto, il numero dei casi per anno di una determinata malattia. La prevalenza è di 5-7 casi ogni 100.000 abitanti. Però il dato in Italia sono di circa 5.000, in ogni caso ogni anno 1.000. Il dato su cui voglio soffermarmi un attimo, che vorrei che voi memorizzasse al di là di tutte le
le baggianate che sto dicendo è che la sopravvivenza media è tra i 5 anni dall'esordio, cioè da quando la malattia parte a quando il soggetto in media muore, passano tra i 3 e i 5 anni. Ecco, si distinguono per la SLA forme sporadiche, cioè sporadico vuol dire sostanzialmente non familiari, cioè legate a non a fattori a trasmissione genetica monogenica, cioè in cui la trasmissione di un singolo gene da, nell'ambito di un albero genealogico, quindi da padre a figlio, da nonno a figlio, può determinare con una probabilità che è calcolabile secondo il principio mendeliano, banalissimi, la malattia è un 5% di forme familiari, quindi nella maggior parte dei casi ci sono una piccola quantità di forme dovute a mutazioni di più di un gene, di un gruppo di geni, almeno una ventina di geni sono stati riconosciuti, e forme invece la maggior parte in cui una causa genetica non si riesce ad individuare, perché insorgono non si sa. Le cause della SLA, una causa specifica non è ancora stata individuata, probabilmente, ripeto, non si riuscirà ad individuare un singolo fattore, ma sicuramente una patologia multifattoriale in cui hanno un ruolo appunto la neuroinfiammazione, in cui ha un ruolo lo stress ossidativo, insomma tutte cose che se io vi cito adesso non capite niente, quindi non ho deciso di non parlarvene. Se volete potete chiedermi, io cercherò in maniera più chiara possibile di spiegarvi. Bene, allora, adesso voglio un po' accorciare i tempi. L'esordio della SLA solitamente è intorno ai 60 anni, anche questo è un dato che vorrei che vi segnaste in mente. E può esserci un esordio come sintomi con prevalente danno del secondo, nelle forme con prevalente danno del secondo motoneurone, con debolezza muscolare progressiva, insidiosa e asimmetrica. Inizialmente più dei gruppi muscolari distali, agli esordi, delle manifestazioni più descritte all'esordio è la incapacità di compiere movimenti fini delle dita, si dice ad esempio di aprire una porta mettendo una chiave nella toppa, o di usare le bacchette per mangiare sushi. Ancora con difficoltà nella masticazione, nella deglutizione, nei movimenti della faccia e della lingua, articolazione della parola. L'articolazione della parola è legata all'attività di muscoli articolatori innervati appunto dai nervi cranici, quindi da nervi che dal tronco encefalico partono e irradiano tutti i muscoli della faccia, e dai muscoli linguali. Si parla di disartria, il termine disartria che è quello che succede quando dite mia nonna ha avuto un dia, un attacco ischemico, parlava male vuol dire proprio quello, cioè c'è stato un danno a livello del sistema nervoso centrale che ha colpito i neuroni che si occupano dei movimenti della faccia, dei muscoli della faccia, e il paziente non riusciva più a articolare bene la parola, quindi all'improvviso c'è un cambiamento netto nella capacità di riconoscere la parola, di articolare la parola, non so invece di elefante, elefante, per intenderci. Questi sono sintomi banali, cioè abbastanza facilmente riconoscibili, che soprattutto nelle società anziane con fattori di rischio tutta la popolazione generale dovrebbe riconoscere, saper riconoscere, perché sono veramente gli apparenti di allarme, per l'ictus. Vabbè, comunque, fascicolazioni, crampi, questi sono quando c'è un danno prevalente del secondo motoneurone, cioè quello basso che arriva al muscolo. Quando c'è invece un esordio con prevalente interessamento del primo motoneurone, ci sono altri tipi di sintomi, perlomeno all'inizio, cioè iperreflessia, aumento dei riflessi muscolari, come quando un neurologo ti batte col martelletto sul ginocchio e tu tiri un calcio potente, poderoso, invece di dare solo un lieve movimento di estensione, e la rigidità spastica. Ecco, quello che da dire è che ovviamente durante il corso della malattia progressivamente si assiste ad un coinvolgimento di entrambi i motoneuroni, quindi sia con aspetti di sintomatologia spastica che di sintomatologia atrofica. Gli unici muscoli conservati nella SLA, per motivi non ben chiari, sono i muscoli estrinseci dell'occhio, cioè che permettono i movimenti dei bulbi oculari, che ci permettono di guardare in tutte le direzioni, e gli sfinteri anale e uretrale, quindi non c'è incontinenza sfinterica, non c'è bisogno del pannolone per intenderci. C'è il risparmio di tutte le altre funzioni nervose, cioè la sensibilità,
la vista, l'udito, quindi tutte le funzioni del sensorio, le funzioni superiori, quindi la memoria, l'intelletto, l'affettività, sono tutte risparmiate. Il decesso solitamente si manifesta per il coinvolgimento, o per due motivi, sono due motivi di morte nella SLA. Uno è il coinvolgimento, che sostanzialmente è inesorabile e inevitabile, dei muscoli respiratori, cioè del diaframma, a cui consegue asfissia, insufficienza respiratoria, oppure la seconda causa sono polmoniti, perché oltre ad esserci una difficoltà nella respirazione, c'è una difficoltà anche nella deglutizione, e come succede di nuovo nei nostri parenti più anziani e in me, a volte il cibo va di traverso, e quando va di traverso e quindi invece di andare nelle vie alimentari va nelle vie digestive, va nelle vie respiratorie, andando nei polmoni, magari il soggetto lo riesce ad espellere, però comunque provoca delle infezioni. E in un soggetto defedato, cioè anziano o disabile, costretto in carrozzina, delle infezioni respiratorie possono essere solo, nella maggior parte dei casi, letali. Si parla di polmonite ad ingestis. E con questo, vabbè, è una slide per farvi capire i muscoli estrinseci dell'occhio quali sono. Ora passiamo al nostro beniamino, cioè Stephen Hawking. Ecco, io adesso vi parlo, magari cercando di andare anche un po' più in fretta, rimanendo più focalizzato, della storia di Stephen Hawking, cioè del caso clinico Stephen Hawking, utilizzando anche dei passaggi che ho tratto dall'autobiografia di Hawking. È un libro molto breve che consiglio a tutti, Breve storia della mia vita, consiglio a tutti, peccato che si sia trovata solo in due librerie in tutta Milano, quindi non è sicura le opere che hanno avuto più successo dell'autore. Hawking dice: sono nato l'8 gennaio 1942, esattamente 300 anni dopo la morte di Galileo. Credo però che quel giorno siano nati più o meno altri 200.000 bambini. Beh, Hawking è sempre ironico, nel senso che sicuramente lui non era un... non si può dire che si sentisse un predestinato, sapeva riconoscere, ha sempre la probabilità come principio trainante nella sua vita. Il padre era medico, ecco, facciamo un po' di... è una deformazione professionale, si fa un'anamnesi familiare del paziente, cioè vuol dire la raccolta delle informazioni familiari. Padre medico, esperto di medicina tropicale, madre con diversi lavori, ispettore delle tasse, segretaria, entrambi di famiglia modesta. Non storia di malattie neurodegenerative in famiglia, quindi una forma familiare è abbastanza facilmente escludibile. Primogenito, due sorelle minori, senza malattia neurodegenerativa. In realtà avrà anche un fratello adottivo, un terzo, che morirà in età precoce, ma era adottivo ed è morto per cause non ben note, se ho capito bene, per insufficienza respiratoria. Si diploma alla St Albans School, cioè una scuola al nord di Londra, una high school al nord di Londra. Come rendimento non andai, il corsivo è tutta citazione della sua autobiografia, come rendimento non andai mai oltre la metà circa della classe. Era una classe molto brillante, si conforta. I miei elaborati erano piuttosto sciatti, la mia calligrafia, come la mia, era la disperazione degli insegnanti, professoressa Cagliero, quindi, ma i compagni mi diedero il nomignolo di Einstein, a me non è mai successo, e quindi presumibilmente scorgevano segni di qualcosa di meglio. Quindi, insomma, una adolescenza, un neurosviluppo, possiamo dire, nella norma. Da adolescente costruì modellini di aerei e navi. Non sono mai stato particolarmente abile con le mani, questo è un dato importante perché anche una iniziale sintomatologia subdola potrebbe essere rimasta misconosciuta in un soggetto che già di per sé non aveva una particolare praticità manuale, ma il mio obiettivo era sempre quello di costruire modellini che funzionassero e che io potessi controllare. Credo che questi giochi fossero motivati da un'esigenza di capire come funzionavano i sistemi e come era possibile controllarli. Dal momento in cui iniziai a lavorare per il dottorato, la risposta a questa esigenza è stata la ricerca in campo cosmologico. Se comprendiamo come funziona l'universo, in qualche modo lo controlliamo. Pensiamo come potrà sentirsi una persona di questo tipo che non riusciva neanche a controllare le sue gambe. La reazione che ci aspetteremo è una depressione profonda. Queste sono foto di Hawking in fasce, questa è una foto di Hawking che penso che tutti avete capito, ma è lui, anche si capisce anche un po' dalla particolare conformazione del lobo auricolare, e queste le due sorelline. Supera la selezione per studiare fisica a Oxford all'età
di 17 anni senza fare la leva limitare. Anche qua è dato importante, non ha fatto leva, quindi non si è trovato in condizioni di particolare pressione fisica, diciamo, anche in questo caso potrebbe non essere emerso dati clinici o un iniziale impaccio per questo motivo. Si laurea a 20 anni, successivamente si specializza a Cambridge. Non è stato mai un grande sportivo. Al terzo anno di università entra nel Boat Club, la squadra di canottaggio, nel ruolo di timoniere, con pessimi risultati. Dicono, ha fatto affondare quasi una canoa alla prima regata, un disastro. Però questo cosa ci dice? Ci dice che non pratica sport di squadra, e qui è il motivo per cui la slime colpisce soggetti famosi, o tende a colpire spesso soggetti famosi. Tra i fattori di rischio riconosciuti ci sono pesticidi e insetticidi, oltre al fumo. Questo potrebbe spiegare in parte la maggior frequenza di malattie tra gli sportivi. Si parla, la malattia, la SLA si chiama infatti anche malattia di Lou Gehrig. Lou Gehrig per noi non è nessuno, ma questa è una foto di lui e Stephen Hawking, ovviamente più brillante, col Boat Club, quindi col club di canottaggio. Questo è un noto calciatore borgonovo, accompagnato da compagno, ex compagno di squadra Raggio, che è deceduto qualche anno fa, lo conosco ovviamente, per SLA. E questo invece è questo Lou Gehrig, che era un famosissimo battitore dei New York Yankees, una squadra di baseball americana, da cui è trae un nome, un eponimo della SLA. E perché quindi i giocatori di calcio, di baseball? C'è un'alta incidenza, di SLA da sportivi su giochi di campo. Si è ipotizzato che il ruolo possa essere dato appunto da questi insetticidi e pesticidi con cui venivano trattati i campi. Altre ipotesi invece che libera attività muscolare, ma quella, cioè un eccessivo stress a cui venissero sottoposti il sistema osteomuscolare, ma quello è stato fondamentalmente escluso. Quindi l'orientamento è più sull'effetto tossico, soprattutto ossidativo, di alcuni di questi pesticidi sul sistema nervoso. In caso di Stephen Hawking, esordio della malattia intorno ai 20 anni, è atipico per la SLA. Tratto dalla biografia, durante l'ultimo anno a Oxford, 1962, mi ero reso conto che stavo diventando sempre più impacciato di movimenti. Andai dal medico dopo una caduta dalle scale, ma tutto ciò che mi disse fu lasci perdere la mia. Quindi, quando andate dal medico e vi dice bevete pure vino, non preoccupatevi, ha ragione. No, perché caduta? Perché inciampare dalle scale in faccio? È una debolezza del muscolo tibiale anteriore, che può evolvere fino alla piede, alla caduta del piede. Questo è proprio un piede denervato, cioè in cui c'è un danno irreparabile al nervo tibiale anteriore, quindi questo muscolo tibiale anteriore non può provocare più la estensione del piede, e si dice estensione perché le piede sono invertiti, estensione e flessione, e conseguentemente quindi c'è il piede cadente sostanzialmente, e quindi la tendenza ad inciampare. La famosa, non so se avete visto il film, la famosa scena in cui lui inciampa dalle scale, parlo di Hawking. Rapido peggioramento nei primi anni, l'impaccio aumentò dopo il mio trasferimento a Cambridge e poco dopo il mio 21esimo compleanno entrai in ospedale per dei controlli. Alla fine di tutto ciò non mi dissero cosa avevo, ma soltanto che non era sclerosi multipla e che ero un caso atipico, Compresi però che si aspettavano che continuasse a peggiorare, che non c'era nulla che potessero fare se non darmi delle vitamine totalmente inutili. La presa di ecco, ci tengo a sottolineare che peraltro non ci siamo mossi molto da questo, purtroppo. La presa di coscienza da questo approccio terapeutico, la presa di coscienza del fatto che avevo una malattia incurabile che probabilmente mi avrebbe ucciso nel giro di qualche anno fu un po' uno shock. Beh, grazie, sempre l'ironia di Hawking. In quel periodo facevo dei sogni alquanto disturbati. Prima che la mia condizione fosse diagnosticata, ero stato molto annoiato dalla vita. Sembrava che non ci fosse nulla che valesse la pena di fare. Ma poco dopo essere uscito dall'ospedale, sognai che stavo per essere giustiziato. Ecco, qui entra in campo la mia parte analitica. D'improvviso mi rendevo conto che c'erano un sacco di cose significative che avrei potuto fare se fossi stato graziato. Non ci vuole Freud per capire che questo è un sogno, probabilmente lui l'ha fatto come meccanismo di difesa, no? Lui sogna di essere giustiziato, però capisce che dalla mancata realizzazione del sogno può prospettarsi un nuovo futuro, grazie. A fare veramente la differenza era il fatto che mi ero fidanzato con una ragazza di nome Jane Wiley, che avevo conosciuto più o meno quando mi era stata diagnosticata la SLA.
cioè mi dava qualcosa per cui vivere. Anche il ruolo evidentemente delle relazioni è stato importante per Occhi. Allora, l'abitazione in posizione centrale, dove potessi cavarmela da solo. Nel 67 nasce il primo figlio, a causa della mia crescente disabilità non potevo essere di grande aiuto con il bambino. Ecco, durante il dottorato comunque Occhi continua a viaggiare molto nonostante la malattia. Qui lo vediamo che quando si sposa già ha bisogno del singolo sostegno, cioè del bastone per la deambulazione. Nel 74 viene eletto membro fellow della Royal Social Society e concomitatamente trasferito in California al Caltech, California Institute of Technology. Negli ultimi 4 anni avevo usato una sedia a rotelle manuale, oltre che un veicolo elettrico a due ruote blu, che marciava alla velocità di cui parliamo del 74, quindi da 67 a 74 è passato in sedia a rotelle nella progressione della malattia, che per fortuna ha rallentato comunque rispetto ai primi mesi. Quindi passate a sedia a rotelle, oltre che a un veicolo elettrico a tre ruote blu che marciava alla velocità di un ciclista lento sul quale facevo salire illegalmente dei passeggeri, ci fa piacere sempre la componente antisociale di Occhi. Arrivati in California usai per la prima volta una sedia a rotelle elettrica e ha scoperto in America, effettivamente lui sottolinea anche come le barriere architettoniche fossero molto più attrezzati per affrontarlo. Inoltre avevo ottenuto che uno dei miei studenti di dottorato abitasse con noi, mi aiutava ad alzarmi, ad andare a letto e per alcuni pasti in cambio della loggia di una particolare attenzione accademica da parte mia, quindi io non mi sento in colpa. A 79 ottenimento della cattedra lucasiana, cioè della cattedra in matematica a Cambridge, quella che era stata di Isaac Newton tra gli altri. Negli anni successivi continuava a peggiorare e uno dei sintomi della mia malattia progressiva erano delle prolungate crisi di soffocamento, quindi si assiste al temuto iniziale coinvolgimento della muscolatura respiratoria, del diaframma, non riesce più a ventilare bene, scrive Occhi. Nell'85 addirittura, ecco qua il secondo elemento, durante un viaggio al CERN di Ginevra, episodio di polmonite con necessità di ventilazione artificiale. I dottori dell'ospedale considerano che è stato ricoverato a Ginevra per una polmonite grave, l'hanno dovuto ventilare con un sistema a ventilazione non invasiva, quindi con quello che chiamiamo polmone artificiale. I dottori dell'ospedale consideravano la mia situazione talmente compromessa che proposero di spegnere il respiratore e porre fine alla mia vita. Ma Jane rifiutò e mi fece portare con un'aereo ambulanza all'Aldenbrooks Hospital di Cambridge. Lì lo sono riusciti a salvare, è l'85, Occhi è morto nel 2018, cioè facciamo due calcoli rapidi, 32 anni dopo. Necessità di eseguire una tracheostomia però, quindi hanno dovuto tracheostomizzare. Questa è l'immagine, cosa vuol dire? Gli hanno fatto un taglio sul collo, gli hanno tagliato la trachea, la parete anteriore della trachea, hanno fatto un'incisione a livello delle cartilagini anulari della trachea e hanno avuto la necessità di inserire un tubo tracheostomico a livello appunto della sua trachea, cioè dell'inizio delle sue vie respiratorie, che però come vedete questo piccolo taglietto sono le corde vocali. Il tubo tracheostomico va sotto le corde vocali. Cosa significa questo? Significa che prima dell'operazione farfugliavo la disartria di cui parlavamo prima, quello della nonna che altia, in modo sempre più marcato, ovviamente senza offesa per le donne, in modo sempre più marcato, così che soltanto chi mi conosceva bene riusciva a capirmi. Per scrivere i lavori allora lui dettava ad una segretaria e ai convegni invece utilizzava un interprete che scandisse la parola in maniera più chiara. Dopo la tracheostomia, ovviamente molto peggio, perché con l'esclusione delle corde vocali Hopping non poteva più comunicare verbalmente, quindi uno strumento necessario, un passaggio necessario che poi oltre ovviamente alla impossibilità di parola ha delle complicanze mediche di tipo chirurgico, di cui io so, francamente ho conoscenze molto elementari però molto importanti, come ad esempio il rischio di andare a fistolizzare, cioè di andare a perforare la parete della trachea e di provocare una comunicazione tra trachea e vie digestive permanenti con sostanzialmente una oltre che con il rischio di espulsione di sangue nei polmoni e quindi di un arresto respiratorio per soffocamento nel proprio stesso sangue, anche poi ha dei rischi notevoli di infezione. E lui per più un periodo formulava per
superare il limite della parola, proprio perché io formulava le parole lettera per lettera, alzando le sopracciglia quando un operatore indicava la lettera giusta su un'apposita scheda. Era conservato il movimento dell'elevatore della vertebra superiore del muscolo temporale superficiale, che è una cosa strana, relativamente strana, era già strano tutto per essere una SLA sostanzialmente, però nella SLA è particolarmente strano perché abbiamo visto che l'unico muscolo risparmiato è quello dell'occhio sostanzialmente. Ora invece vediamo il viaggio di Hawking, questi sono i muscoli del volto, un millimetro, oltre l'orizzonte degli eventi. Cioè lui effettivamente, io ho storpiato questa la definizione di orizzonte degli eventi portandola, io parlo dell'orizzonte degli eventi, l'orizzonte esistenziale degli eventi ovviamente, cioè come lui ha superato le proprie barriere architettoniche. La barriera comunicativa fu superata grazie all'intervento di questo soggetto, che è Walt Walton, era il CEO, l'amministratore delegato di un'azienda informatica californiana che aveva da poco elaborato un software di scrittura e sintesi vocale che si chiamava Equalizer. Equalizer, nel 1985, ha permesso a Hawking di selezionare la parola da un menu sul monitor di un computer, prima da tavolo, poi un PC montato direttamente sulla sedia a rotelle, attraverso una leggera digitopressione. Qui abbiamo proprio il telecomandino stile Nintendo di una volta. Lui manteneva i movimenti fini delle dita, una lieve digitopressione bastava per permettergli di selezionare sul monitor, man mano che andava avanti in un incrocio di colonne e righe, di selezionare la parola che voleva inserire. Ovviamente la velocità di produzione delle parole per minuto era estremamente bassa, il numero di parole per minuto era molto scarso, riusciva a dire, a formulare più o meno tra le 3 e le 5 parole al minuto. E quello che è successo più che altro è che successivamente lui è rimasto ad una paralisi totale delle dita della mano, quindi non poteva più fare la digitopressione. Con la paralisi completa della muscolatura delle dita, Hawking aveva bisogno di un nuovo sistema di interfaccia, che sarà questo ACAT, Assistive Context Aware Toolkit del 97. È stato formulato dalla Intel, prodotto dalla Intel, un'azienda di computer, di sistemi informatici. Aveva bisogno di un nuovo sistema di interfaccia comunicativo. ACAT era basato sul movimento del muscolo della guancia, il buccinatore o lo zigomatico superiore, l'unico che Hawking era ancora in grado di controllare. Il software mostrava sullo schermo di un tablet, collegato alla sua sedia a rotelle, una tastiera su cui un cursore passava di lettera in lettera. La scelta della lettera veniva attraverso un movimento della guancia, che a sua volta veniva codificato da un sensore ad infrarossi che era montato sulla lente degli occhiali. Cioè lui muoveva la guancia, il movimento veniva trasmesso al sensore ad infrarossi, il raggio infrarossi permetteva poi di andare a selezionare la parola scelta sul suo lettore, sul suo monitor. Questo è il dispositivo, questo è il sensore sulla guancia di Hawking. ACAT veniva integrato con la tecnologia SwiftKey per aumentare il numero di parole formulate al minuto. Il programma era stato allenato attraverso i libri e le pubblicazioni dell'astrofisico a completare alcune parole, prevedendo cosa avrebbe voluto scrivere. Ad esempio, quando lui selezionava la parola D, il suggerimento automatico, un po' come i nostri suggeritori delle nostre tastiere dei cellulari, era black hole, perché ovviamente lui, il suo principale argomento di interesse di ricerca era sui buchi neri. Il primo suggerimento, come per me, dice sushi, pizza, sauvignon, per lui usciva black hole. Okay? Grazie ad ACAT, Hawking era in grado di navigare sul web, controllare la posta elettronica e collegarsi a Skype per partecipare a videoconferenze. Quindi, alla faccia di chi vuole denigrare la tecnologia, è vero che a volte degenera, ma è vero anche che ha permesso la produzione scientifica di Hawking, perché lui con questo sistema ha scritto 7 libri e ha prodotto quasi la maggior parte degli articoli scientifici che ci sono stati piccola parte sono stata meravigliosamente esposta dai precedenti relatori, quindi onore e merito direi. Ecco, questa è una citazione. La voce è molto importante. Se parlate farfugliando è probabile che vi trattino come un deficiente. Questo è Hawking che parla. Lo speech plus in seguito è stato messo in liquidazione. Ecco, lo speech plus, scusate, l'ho introdotto, era il sintetizzatore vocale che lui invece utilizzava, sempre prodotto dalla Intel. Lo speech plus in seguito è stato messo in liquidazione, l'azienda speech plus,
e la sua linea di sintetizzatori vocali non viene più prodotta. Io possiedo gli ultimi tre sintetizzatori rimasti, sono ingombranti, consumano molta energia, contengono chip che sono obsoleti, eppure ormai mi identifico con quella voce che è diventata il mio tratto distintivo e non ho più intenzione di cambiarla con un'altra che suoni più naturale. Beh, questo è un colpo di genio però, a parer mio, perché era un tratto caratteristico del suo ruolo di rockstar fondamentalmente, cioè lui è diventato un icona pop, ed è diventato un icona pop per come lui si è definito. Sicuramente il sintetizzatore vocale ha avuto, e la voce così meccanicizzata, automatizzata, ha avuto un ruolo. Ora, se riesco a far partire il video... dura pochissimo. Ovviamente non si sente. Perché si sente solo la musica e non l'audio? Non so perché si sente solo la musica e non l'audio, comunque poco problema, poi lo vedete a casa. L'ho messo perché, vediamo se anche nel secondo, abbiamo messo anche la traduzione in italiano che erano delle belle battute, ma lasciamo perdere. L'ho messo perché in questo video veniva, c'era il doppiaggio, l'ho messo solo per un momento, c'era il doppiaggio reale con il sintetizzatore di Hawking, per far capire l'impatto che poi a livello mediatico potesse avere una scelta di questo tipo. Gli ultimi anni e la morte nel 2018. Nel 1995, dopo il divorzio dalla prima moglie, Hawking si sposa, divorzia dopo che la moglie... Lui ha iniziato un periodo di convivenza con una terza persona che aveva scelto, perlomeno dalla sua biografia, di affiancare alla moglie per poterle in qualche modo dare sollievo, visto che ormai il suo ruolo di badante, di assistente, di caregiver, in maniera più elegante, era diventato un po' estenuante per la moglie. Lui ha ritenuto di dargli questa concessione, di permettergli di vivere in casa con un'altra persona. A un certo punto però la moglie è andata via di casa, in maniera più o meno consensuale anche da parte di Hawking, si è sposata con questa persona che ha vissuto per diversi anni in casa con Hawking e la moglie, mentre Hawking invece, giustamente, di l'altra parte, si sposa con la seconda volta, questa volta con la propria infermiera curante, chi gli spara ferisce. Elaine Mason, dopo pochi anni, inizia a soffrire di crisi ossiche notturne, Hawking, cioè vuol dire che aveva delle crisi respiratorie nel sonno profondo. Nel sonno profondo si abbassano fisiologicamente i livelli di ossigeno nel sangue e lui, dato il coinvolgimento della muscolatura respiratoria, quindi una capacità ventilatoria molto scarsa e scadente, nelle fasi in cui la respirazione è più fragile, andava incontro a un importante abbassamento dei livelli di ossigeno nel sangue. Per cui ha avuto un ricovero di circa 4 mesi, nel 95. Alla fine fui rimesso con un respiratore che usavo di notte. Il mio medico disse ad Elaine che tornavo a casa per morire. In seguito ho cambiato dottore. 2 anni fa, nel 2011, quindi parecchi anni dopo, ho cominciato ad usare il respiratore 24 ore al giorno. Beh, l'eccezionalità che non sta ovviamente nelle scelte di Hawking, ma sta nel caso di un decorso clinico particolarmente favorevole, di una malattia che non era SLA, possibilmente adesso arriveremo a questo punto. Hawking muore il 14 marzo 2018 nella sua casa di Cambridge, esattamente 139 anni dalla nascita di Einstein. Il suo corpo, quindi, è nato 300 anni dopo la morte di Galileo ed è morto 139 anni dopo la nascita di Einstein, i giorni esatti. Il suo corpo è stato cremato e le ceneri interrate nella Westminster Abbey, vicino ai resti di Isaac Newton e Charles Darwin. È morto a 76 anni, dopo 55 anni di malattia conclamata, franca, cioè a piena sintomatologia. E la causa indicata sul certificato di decesso è malattia del motoneurone, quindi non c'è possibilmente insufficienza respiratoria o una sepsi per un'infezione della polmonite, non c'è però una causa, diciamo, nella catena che ha portato, patologica che ha portato al decesso, non c'è una causa sottostante, viene indicato solo malattia del motoneurone. Per quanto Hawking stesso dichiarasse di essere affetto da SLA, in realtà, alla luce di quello che abbiamo visto, cioè un'età d'esordio precoce, considerate che la SLA, come abbiamo visto, tende a insorgere verso i 60 anni, un decorso lento, lentamente progressivo, cioè rispetto ai 3-5 anni di sopravvivenza media, lui si è fatto 55 anni di sopravvivenza media, e, considerando anche poi il mancato coinvolgimento di tutta la muscolatura facciale,
gli elementi sembrano far propendere per una atrofia muscolare spinale, una di quelle forme che avevamo visto all'inizio, con prevalente coinvolgimento del secondo motor neurone, cioè con prevalente coinvolgimento atrofico, paralisi flaccida. Una malattia del motor neurone che può esordire in un lasso di tempo che va dal periodo neonatale alla prima giovinezza. Ci sono quattro forme di SMA, quindi di atrofia muscolare spinale, e più rara della sclerosi multipla, della sclerosi laterale amiotrofica. Quattro forme che vanno, possono esordire già in età pre-partum, cioè già in utero, fino a, all'incirca le prime tre, fino alla prima giovinezza, quindi 12 anni, e poi la quarta forma ancora più rara in prima giovinezza, cioè intorno appunto alla fine adolescenza, prima giovinezza, l'età di Hawking, insomma, i 20 anni. Tipicamente nel corso più lento della SLA. Questa è la penultima slide. Quando avevo entrato un pezzo di brano, tratto sempre dalla bibliografia, che mi sembrava dalla autobiografia che mi sembrava interessante, è bello per concludere la sua storia. Quando avevo 21 anni e contratti la SLA, mi sembrava che fosse una grande ingiustizia. Perché questo doveva toccare a me? Ma adesso, a distanza di 50 anni, posso dirmi soddisfatto della vita. La disabilità non ha costituito un grave handicap nel mio lavoro scientifico. Anzi, per certi aspetti, suppongo sia stata un vantaggio. Non ho dovuto fare lezioni e occuparmi degli studenti e non ho dovuto perdere tempo in tediose commissioni. Così ho potuto dedicarmi completamente alla ricerca. Non gli manca la sincerità intellettuale, l'onestà intellettuale. Per i miei colleghi sono un fisico come un altro, ma per il pubblico più vasto sono forse diventato lo scienziato più famoso al mondo. Cioè dovuto in parte al fatto che gli scienziati, tranne Einstein, non sono moltissime rockstar, e in parte al fatto che io corrispondo allo stereotipo del genio disabile. Non posso camuffarmi con una parrucca e degli occhiali scuri, la serie rotelle mi tradisce. Il mio sistema di comunicazione mi ha permesso di scrivere 7 libri e molteplici articoli scientifici. Questo è scritto nel 2013, poi ne ha scritti altri libri. Credo che le persone disabili dovrebbero concentrarsi sulle cose che il loro handicap non impedisce loro di fare e non rammaricarsi di quelle che non possono fare. Io penso che questo sia un principio che si può estendere non solo alle persone disabili, ma a tutte le persone che sentono di avere un limite nella propria vita, credo. Nel mio caso sono riuscito a fare la maggior parte delle cose che mi interessavano. È stato bellissimo essere vivo e fare la ricerca, in fisica teorica. Sono felice se ho contribuito ad accrescere un poco la nostra comprensione dell'universo. Questa è la frase con cui conclude la sua autobiografia. Questo è Hawking a gravità zero, un simulatore di gravità zero. Ecco, concludo, ultima slide, con due note informative per chi fosse interessato al tema, poi potete farmi domande se voleste, eccetera, con quello che è la terapia della slide della SMA. Nella SLA le uniche terapie ad oggi disponibili sono i farmaci riluzolo e edavarone. Ha un'indicazione da parte dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, l'edavarone, ottenuta nel maggio 2018, quindi è molto recente. Ecco, il beneficio che danno questi farmaci è un ritardo di circa 2-3 mesi nel passare dalla ventilazione artificiale. Quindi sostanzialmente confrontabile, non è non confrontabile al placebo, perché è un beneficio rispetto al placebo, ma fondamentalmente molto scarso, in termini di sopravvivenza poco impattante. E non ci siamo mossi oltre, c'è tanta ricerca, ma non c'è effettivamente un qualcosa che sia applicabile in clinica, non forse neanche a livello di trial clinici. E invece per la SMA, soprattutto la SMA di primo tipo, cioè quella che la SMA, l'atrofia muscolare spinale, quella di Hawking, però questa è quella di primo tipo, cioè che colpisce tra gli 0 e 6 anni all'esordio, è stata introdotta in commercio la terapia genica nusinersen. Questa ha un significativo beneficio e prolungamento della vita media dei pazienti. Non vi spiego esattamente che tipo di terapia è, vi dico che è una molecola che va iniettata nel liquor, quindi nel canale liquorale del midollo spinale, come quando si fa l'epidurale prima del parto sostanzialmente, solo che invece che sempre il parto appunto è a scopo terapeutico, cioè per l'interruzione del dolore al parto e per lo scopo terapeutico. Mentre invece in Italia è in corso di sperimentazione ulteriore trattamento, cioè un trial attivo, trial Alexis, trial di una sperimentazione clinica sul paziente. Alexis, attivo a Gemelli di Roma e che dovrebbe partire anche non ho trovato informazioni attuali, ma nel maggio 2018 dicevano che sarebbe dovuto partire anche a Gaslini, che consiste in una
sostanzialmente una terapia genica, cioè viene iniettato un vettore virale, cioè un virus che contiene al suo interno un, viene iniettato per via endovenosa, cioè nelle vene, un virus che contiene al suo interno delle triplette che vanno in qualche modo a sostituire triplette di acidi nucleici, cioè un'informazione genetica che va in qualche modo a sostituirsi all'informazione genetica alterata che è alla base della SMA. Questo si è potuto fare perché per la SMA si è riconosciuto il gene SMN, che è il gene SMN1, che è responsabile direttamente della malattia, per questo nella SMA sì e nella SLA non ancora. In alcune forme di SLA familiare con trasmissione monogenica forse c'è qualche trattamento di questo tipo. Comunque la direzione, in questo caso i risultati preliminari sono ottimi, cioè cambia nettamente il decorso della patologia. Si tratta di cure da milioni di euro. È una malattia comunque rara, che appunto abbiamo visto la SLA, cioè 5 casi di 100.000 abitanti, più rara ancora la SMA di punti tipo 1, quindi immaginate. Questi invece sono i due loghi delle principali associazioni italiane per la ricerca, questa associazione per la ricerca italiana sulla SLA, e questo invece, questo è il sito web, se qualcuno dovesse andare a consultare, questa invece è l'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, questo è il sito web anche con possibilità di donazione. Va bene, detto ciò concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Ma ringrazio anche il pubblico che è stato attentissimo, ha seguito tutto il pomeriggio in maniera veramente esemplare, per cui hanno, soprattutto i ragazzi, hanno smentito tutte gli studi scientifici sui tempi di attenzione dei giovani, perché veramente siete stati bravissimi, siete stati. Spazio per un dibattito, ovviamente limitato solo alle persone interessate, le persone non interessate sono, erano liberissime di congedarsi, però vorrei sapere dal professor Durante come vede la cosa, visto che abbiamo abbondantemente sforato i tempi. Allora, il professor Durante vede la cosa che ringraziamo, i relatori possono raggiungere il tavolo per piacere? E io volevo chiamare gli studenti, un attimo, prego venite, sono un piccolo regalo per voi, a nome per ringraziarvi di essere stati con noi in questo giorno, quindi abbiamo un regalo per il professor Roselli, per il professor e naturalmente per Paolo Amico, e poi un regalo per la professoressa. Thank you.